Salve a tutti quanti, salve, benvenuti a questo incontro di approfondimento. Come avete visto dal titolo, riguarda il tema della privacy del GDPR, in particolare del data breach. Non sono solo, adesso lascio la parola direttamente a Giovanna che si presenta autonomamente. Prego, a te la parola. Ciao Simone, buongiorno, ciao a tutti e ringrazio Dottor Chiarelli per l'invito. Sono l'avvocato Giovanna Panucci, mi occupo di privacy e sono IPO presso vari enti in Emilia-Romagna, dopo il mio territorio, diciamo, di lavoro. E oggi parliamo di data breach, che può sembrare un argomento lasciato in fondo alla checklist della privacy, no? Di solito si parla a fare informative, di corsa, aggiornare i siti e tutto. In realtà non dico che debba essere messo per prima, ma sicuramente è uno dei tanti obblighi che dobbiamo monitorare e quindi dobbiamo attivamente metterci in moto per far sì che alla fine si eviti il data breach. Poi, insomma, la morale della favola è quella. Oggi andiamo a commentare le linee guida che arrivano quasi nel momento più propizio, perché dopo, diciamo, nel 2018, qualche anno dall'entrata in vigore della GDPR, abbiamo iniziato un po' ad approcciarci con la casistica. Ne sono successo di tutti i colori, avrete letto tanto, si legge di tutto sui casi di attacchi, virus e quant'altro, incidenti informatici e tutto. Per cui arrivano come una manna da cielo. E oltretutto, rispetto alle precedenti linee guida del 2017, quindi una versione ormai per i tempi che corrono già abbastanza vecchiotta, sono molto più specifiche, molto più pragmatiche, perché riportano casistica, quindi riportano esperienze di chi ha già avuto a che fare con questo tipo di violazioni e ci descrive un pochino come comportarsi per evitarle. Quello che io consiglio, e Simone converrai con me, è di tenerle sotto mano nel cassetto, perché sono scritte in una maniera quasi veramente da codice di condotta, anche perché fra le varie, se avrete modo di leggerle, diciamo che le casistiche abbracciano praticamente tutti i campi, si va dall'attacco informatico classico, ransomware, al dipendente infedele, al dipendente disattento, quindi le fattispecie sono coperte Ecco, le tutte. vediamo, adesso io mi oscuro e metto in diretta le linee guida. Quindi, ricapitolando, sono le linee guida del gruppo europeo sulla protezione dei dati, European Data Protection Board. Io più volte ho commentato i vari documenti eccezionali, questo in particolare, ma tutti i documenti del gruppo europeo sono importanti perché hanno un approccio non all'italiana, dottrinario con numerose pagine per scoprire l'acqua calda. Diciamo, sono molto pratiche, arrivano al dunque, fanno degli esempi, tentano di spiegare cosa significa dal punto di vista operativo. Questa è la versione ufficiale, Guidelines 01-2021. Noi vedremo la versione che Giovanna gentilmente ci ha tradotto in italiano per facilitare. Fra l'altro, vi ho già messo nei link in diretta il sito dove potete andare a scaricarle, quindi anche dopo la diretta potete averla a disposizione nella versione italiana, quella inglese la trovate direttamente sul web. Allora io leggo, poi via via faccio qualche domanda e facciamo qualche approfondimento. Allora, intanto, il Comitato Europeo per la Protezione dei Dati, l'articolo 70 del GDPR, che vi riporto, eccolo qua, prevede il ruolo e il compito del gruppo europeo che ha la funzione di garantire l'applicazione coerente del presente regolamento. È quella che noi chiameremo soft law, diciamo, non disposizioni prescrittive, ma un aiuto, un supporto. Se si seguono queste linee guida, si accerti che c'è un gruppo strutturato, formato da esperti di numerosi paesi comunitari che appunto ha approfondito e esaminato le varie tematiche. Questo gruppo, ai sensi dell'articolo 70, appunto, produce documenti e li aggiorna. Questa è la versione aggiornata della tematica relativa al cosiddetto data breach o violazione dei dati.
Ed ecco l'introduzione. Quindi il GDPR introduce l'obbligo di notificare una violazione dei dati personali all'autorità di controllo nazionale competente, nel nostro caso il garante per la protezione dei dati personali, e in alcuni casi di comunicare la violazione alle persone i cui dati sono stati interessati dalla violazione. Vuoi farci qualche accenno a questo doppio obbligo, al ruolo, alla funzione? Prego. Assolutamente sì, perché forse non tutti lo sanno. Allora, è importantissimo capire questa differenza. Ogni qualvolta noi incontriamo o, come mi è capitato, incappiamo in eventi di questo tipo, dovremo agire proattivamente. Che cosa vuol dire? Non si reagisce passivamente all'evento, anche solo documentando. In base alla tipologia di impatto che l'evento ha sui dati, perché poi di quello stiamo parlando, o meglio sulla sicurezza dei dati, noi dovremmo, secondo quello che ci dicono gli articoli 33 e 34 del regolamento, fare due tipologie di azioni. A seconda, diciamo, del numero delle persone coinvolte, sintetizziamo così, e a seconda della tipologia di impatto. La prima è quella di notificare al garante privacy quello che ci è capitato, cioè informare il garante dell'evento, tramite tutta una procedura che oltretutto forse non tutti sanno, che è attivo da poco sul sito del garante, una specifica sezione all'interno della quale fare una procedura che in inglese si chiama di self-assessment, di autoaiuto, Mentre perché quella è. commenti, mentre commenti la sto facendo vedere, quindi sul sito del garante slash regolamento UE slash data breach, vedete c'è il servizio telematico dedicato al data breach. Vai, prosegui pure. Esattamente, quindi a che cosa ci aiuti a fare questo servizio? Quello che probabilmente sostituisce la prima fase di colloquio con i nostri consulenti informatici, cioè ci capita un'emergenza, come facciamo a capire se dobbiamo fare questa benedetta comunicazione al garante? Perché poi chiaramente si attivano tutta una serie di processi conseguenti. Ora, questa procedura è fatta molto bene perché tramite delle domande ci aiuta a capire se messi in gioco una serie di dati dei quali presumiamo si sia, diciamo, violata la sicurezza, o messa in discussione la sicurezza, facciamo la notifica al garante. Quindi ci suggerisce di procedere con la notifica. Vi dirò di più, perché qualcuno giustamente può dire: ma non è che dopo dall'inserimento del dato mi rimane in memoria che io ho fatto quel tipo di notifica? Vi rassicuro, no, ma poi se vi divertite come ho fatto io a simulare una notifica, ve ne renderete conto, non rimane nulla memorizzato, semplicemente si arriva alla fine a una schermata dove il garante poi vi dice sì, procedete con la notifica. In quel caso poi si apre la procedura standard. Questo, diciamo, andrebbe fatto, poi lo vedremo andando avanti, in tutti quei casi in cui riteniamo che presumibilmente l'impatto sulla sicurezza del dato è stato medio-alto. Poi chiaramente ci sono casi specifici. Cosa succede però se la sicurezza del dato e l'impatto sulla sicurezza del dato è stato talmente elevato che il rischio, anche proprio l'assentimento, perché non pensiate che siano procedure matematiche, in realtà è molto semplice, perché se già a impatto a pelle ci rendiamo conto che probabilmente la gravità è talmente alta da dover comunicare forse agli interessati quello che è successo. Se già abbiamo quel tipo di intuito, molto probabilmente nel 90% delle ipotesi dovremo fare la comunicazione agli interessati tramite, non so, un pop-up sul sito, se abbiamo un blog dedichiamo una pagina, mandiamo delle mail, rendere noti i proprietari dei dati, perché poi di questo si sta parlando, di quello che ci è successo e come andremo a intervenire per limitare i danni. Questo è tutto, diciamo, il corollario delle comunicazioni barra notifiche. È ovvio che cosa? Noi l'ottica, secondo me, nella quale dovremmo porci sempre, in qualsiasi caso approcciamo una norma, ma adesso parlando nello specifico della privacy, è un atteggiamento di tipo prognostico. Che cosa vuol dire? Dobbiamo un pochino fare l'avvocato azzecca garbugli, cioè chiederci: ma facendo questo tipo di trattamento, quali possono essere i rischi per questa tipologia di dati? Anche proprio i rischi più assurdi, come può essere una perdita, un allagamento, il furto classico, perché solo in questo modo,
Solo in questo modo riusciamo poi ad attivarci per limitare quei rischi. Perché oltretutto vi ricordo che l'articolo 32 della GDPR, in fondo all'articoletto, dice proprio attenzione perché il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento devono garantire un livello di sicurezza adeguato alla tipologia di rischio. E quindi è necessario conoscere i rischi per poterli prevenire. Quindi mi raccomando, necessariamente questo tipo di visione è un po' a 360 Io volevo gradi. lanciare un messaggio. Il fare la notifica al garante non significa accusarsi di responsabilità, è la notifica di un elemento oggettivo, anche incolpevole. Se io ho il miglior hacker del mondo che decide di prendere di mira il mio sito, e ovviamente io non ho la strumentazione idonea perché sono una piccola azienda, sono un comune piccolo, per difendermi da ogni genere di attacco, non riesce l'INPS con i migliaia di milioni di euro, figuriamoci io. Ovviamente la notifica è semplicemente la comunicazione che è avvenuto l'evento. È il non notificare che può esporre a responsabilità, non certo il notificare. Stessa cosa vale per l'interessato, non significa invitarlo a chiedermi danni, significa evitare che mi chieda danni se viene a sapere dopo 6 mesi che le sue credenziali erano state violate, magari sono state usate da un'altra parte, aveva la possibilità di cambiare la password, semplicemente. Dico male? Esatto, perfettamente d'accordo. Infatti è una social catena, direbbe Leopardi, però se ciascuno di noi nel suo fa un po', semplicemente segue poi banalmente quello che è una regola di buona condotta, allora poi alla lunga questa tipologia di eventi non dico che diminuiranno, ma sicuramente l'impatto sarà minore, Ok, quello sì. andiamo a vedere quindi cosa ci dicono queste linee guida. Intanto lo scopo delle linee guida è aiutare i responsabili del trattamento dati a decidere come gestire le violazioni dei dati e quali fattori considerare durante la valutazione di rischio. Ovviamente qui responsabili vale sia per il titolare che per i responsabili. Molto spesso il trattamento e il data breach è conosciuto solo dai responsabili. Pensavo, io parlo soprattutto degli enti pubblici. Negli enti pubblici si affida la gestione del protocollo, del software a una ditta esterna. Se c'è una violazione informatica, lo sa prima il responsabile. Il titolare lo sa solo se viene avvisato dal responsabile. In alcuni casi, invece, è direttamente il titolare. Questo, vi ricordo, rende importantissimo il contratto con il responsabile e l'obbligo che avete di informare i responsabili sui suoi doveri di data breach, per cui dovete assicurarvi che abbia cognizione e consapevolezza di chi deve informare entro il termine, rapido che c'è per poter fare la comunicazione. Esattamente, e proseguendo poi scorrendo nella guida, perché questo breve cappello introduttivo che viene fatto è molto utile perché ci riassume un pochino quelle che erano le precedenti linee guida del 2017, vedete qui vi dice sostanzialmente tutte le volte in cui subiamo un data breach, che traducendo in italiano è una violazione della sicurezza, quello che accade, l'effetto può essere di tre tipi, che possono essere alternativi oppure, nelle peggiori delle ipotesi, da scongiurare, possono, diciamo, presentarsi tutti e tre. Violazione della riservatezza, e qui torniamo a un concetto di privacy preistorico, proprio la privacy in senso stretto, intesa proprio come la intendevamo quando è nata. Una violazione dell'integrità, quindi dell'esattezza del dato, la sua non alterazione, e poi la violazione della disponibilità, che forse fra i tanti esempi, quello più frequente che capita praticamente in tutte le fattispecie, il classico banale caso dei dati che ci vengono o rubati o li smarriamo o vengono crittografati e quindi perdiamo la possibilità di averne la materiale a pensione. Questi sono diciamo, gli effetti che il data breach da scongiurare provoca sui dati. Al punto 7 ci dice la linea guida. In ogni caso, la checklist nel data breach è composta da tre punti. Quello che dovete fare in qualità di responsabile titolare del trattamento, che cos'è? Punto primo, imprescindibile da fare a prescindere da notifica, garante, da comunicazione agli interessati, è documentare. Vi ricordo che la parola chiave della GDPR è accountability. Accountability vuol dire documentare. Autoresponsabilizzarsi vuol dire fare tante piccole fotografie documentali, in questo caso agli eventi, che possono ricostruire poi storicamente quello che ci è successo.
Solo in questo modo poi anche nel futuro possiamo entrare in quell'ottica prognostica e limitare i danni. Poi, punto 2, eventuale notificare al garante. E qui si apre la parentesi della notifica, quindi della comunicazione ex 33 GDPR. Poi, eventualmente, se il danno è particolarmente elevato e l'impatto è particolarmente alto, comunicarlo agli interessati. E infatti al punto 13 qui importa il principio di responsabilità, è proprio quello, l'accountability e il principio della privacy by design. Partiamo dalla progettazione. Non ci chiediamo quali sono i rischi quando i rischi capitano, cerchiamo di prevenirli. Tanto ciascuno di noi, bene o male, ha cognizione di causa della sua realtà, che sia un'azienda, che sia un ente o anche un piccolo studio professionale. Quindi sappiamo bene o male quali sono i rischi che possiamo incontrare. Ecco, passata da questa parte teorica, diciamo descrittiva, utilissima ovviamente, poi le linee guida, molto all'inglese anglosassoni, vanno sui casi pratici. Ok, bisogna sapere il contesto, adesso vediamo quali sono i principali casi non esaustivi. Quindi questi sono alcuni dei più frequenti, ve ne possono capitare altri, però se capitano di questi, senz'altro è un data breach. Partiamo da, vai te pure in ordine. Allora, la prima casistica è quella legata al ransomware, che ricordo tutti per chi non lo sapesse, è un particolare tipo di virus che ci fa perdere la disponibilità del dato, quindi una violazione di disponibilità, perché che cosa fanno questi virus? Vanno a crittografare i dati, aggrediscono il sistema e li rendono intelligibili. Ma fanno un'altra cosa in più, ci chiedono il riscatto. Quindi, se vuoi tornare nella materiale disponibilità dei tuoi dati, pagami in Bitcoin o in altre modalità. Qui ci fa degli esempi che sono molto interessanti e sono un pochino strutturati in base, diciamo, alle varie caratteristiche di sicurezza implementate dalle varie aziende. Qui, ad esempio, il caso 1 è il caso, diciamo, del titolare perfetto, perché che cosa fa questa piccola azienda manifatturiera? Aveva fatto un tipo di crittografia a riposo, che nella pratica significa aveva praticamente crittografato e protetto tutti i dati, sia quelli storici, sia quelli remoti in cloud, quindi già era intervenuta a proteggere i dati. Non solo, aveva anche fatto un backup. Quindi la privacy by design qui è stata rispettata con tutta una serie di procedure di sicurezza. Subisce un attacco ransomware. Chiaramente le linee guida ci fanno tutta un'analisi molto interessante su quelli che possono essere stati gli impatti per capire se fare poi o meno la notifica e la comunicazione agli interessati, ma se ci ragioniamo un attimo, il discorso qui è molto semplice, perché avendo crittografato i dati, il malintenzionato non entra mai realmente a contatto, quindi non è mai materialmente a contatto col dato. Quindi se volessimo veramente dire l'integrità del dato è fatta salva, ma è fatta salva pure la disponibilità, perché con un'ottima procedura di backup siamo in grado di tornare alla situazione iniziale. Quindi in questo caso, nello schemino finale, vedete, vi dice documentiamo, perché ricordiamoci il punto prima della checklist, quello dobbiamo farlo sempre, quindi nel nostro registro degli eventi di data breach segneremo quel giorno X alle ore Y è successo questo. E poi però siamo mallevati dal notificare e comunicare, perché in soldoni non c'è stata poi una perdita reale di disponibilità e integrità del dato. Diverso invece è l'esempio numero 2. Nel caso numero 2, anche qui abbiamo un ransomware dove però il titolare del trattamento non aveva svolto un backup adeguato. Non svolgere un backup adeguato, senza scendere nel dettaglio, vuol dire che semplicemente io conservavo i documenti, ma poi non facevo le classiche procedure, e gli informatici sapranno benissimo, di backup che sono consigliate, quindi backup su NAS, settimanale o quotidiano, mensile e via dicendo. Tant'è vero che cosa succede? Oltretutto i dati non erano stati criptati a monte, quindi il titolare del trattamento non si era occupato di questo. E allora, infatti, in questo caso, pur avendo un backup documentale, quindi pur riuscendo a recuperare i dati in un lasso di tempo maggiore, si crea però una falla
sulla quale non possiamo mettere la mano sul fuoco e dire il malintenzionato non utilizzerà quei dati per finalità malevole. Già questo dubbio ci deve far scattare il campanello d'allarme. Infatti, nello schemino finale, la comunicazione, o meglio, la notifica al garante viene caldamente suggerita. Quindi in questo caso, oltre a documentare internamente l'evento incidentale, dovremo collegarci sul sito del garante, compilare il nostro modulino e inviare la PEC dove diamo atto dell'evento capitato. Qui il caso riguardava dati, diciamo, personali classici. Nel caso numero 3 ci fa un esempio diverso. Ci dice, supponiamo che la situazione sia pressoché la stessa, quindi c'è un backup più o meno, diciamo, approfondito, ma in questo caso, anche se non c'è esfiltrazione di dato, quindi se il malintenzionato si limita soltanto a crittografare il dato, qui che cosa succede? Cambia la tipologia di dato. Qui abbiamo dati, chiamiamoli sensibili, come si diceva una volta, ma i famosi dati particolari. Quindi qua la questione cambia, perché c'è un campanello d'allarme. Tutte le volte in cui l'attacco ha ad oggetto tipologie di dati particolari, non stiamo più a fare l'elenco, ma in un ospedale potete immaginare di che cosa si sta parlando. Oltretutto, l'esempio dice che riguardavano una mole di pazienti importanti. In tutti questi casi bisogna assolutamente fare la notifica al garante e la comunicazione agli interessati, perché la particolarità del dato ci deve già mettere in un'ottica di attenzione e poi chiaramente dovremo capire che cosa ha comportato quel tipo di perdita. Caso 4, che è il caso limite, l'azienda che non fa né backup di dati, quindi non si preoccupa di fare il backup dei dati, non si preoccupa di tutelare i dati, per di più qui abbiamo anche l'esfiltrazione del dato, quindi il malintenzionato aggredisce il dato e poi lo esfiltra, quindi toglie la disponibilità al titolare. È il caso limite perché abbiamo perso il controllo sul dato, quindi c'è una violazione della disponibilità. Probabilmente c'è una violazione anche dell'integrità, sempre per lo stesso concetto. Il dato ci viene rubato, noi non sappiamo che cosa verrà fatto di quel dato. Quindi il rischio qui è elevatissimo e capite bene che alla fine c'è la notifica, pur non trattandosi di dati particolari, essendo un rischio molto elevato, c'è anche la comunicazione all'interessato. Quindi è il caso, diciamo così, estremo. Molto utile il paragrafetto 2.5, perché poi è una guida su, diciamo, dei suggerimenti da mettere in atto per evitare e arginare questi ransomware, questa particolare forma di virus. A parte le ovvie raccomandazioni, formazione del personale, sempre per quel concetto iniziale, per, diciamo, prevenire bisogna conoscere, è ovvio. Competenza e conoscenza sono un po' le chiavi di volta per tutto, quindi formate il personale, ma non solo, aggiornate il software, aggiornate il firmware, aggiornate i sistemi applicativi. L'aggiornamento, quello proprio è il primo step. E poi ci dice, attenzione a come svolgete il backup, perché non basta mettere la chiavetta nel computer, fare una copia e mettersela in tasca, non basta quello. Ci sono delle tecniche di backup più o meno ottimali, ad esempio nella guida qui viene suggerita nelle note il classico backup 321 che si basa sulla vecchia classica regola le cose salvatele 3 volte, possibilmente salvatele in 3 posti diversi e possibilmente non fare in modo di conservarli tutti nello stesso momento. Fai alterna backup settimanali, backup giornalieri, backup mensili, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci dice, dotatevi di un software anti-malware, anche quello. Lì basta rivolgersi ai propri consulenti per farsi, diciamo, suggerire le ipotesi migliori. Una cosa interessante, che ho trovato molto interessante, è a pagina 14, riporta un'organizzazione che si chiama No More Ransom,
che è una bellissima iniziativa messa in atto dalla polizia olandese, e se collegata al sito, come ho fatto io, loro praticamente vi aiutano a rientrare nella materiale disponibilità del dato. Quindi sono un team che attivamente si opera per fare in modo che il titolare del trattamento non debba pagare riscatto, e scusate se è poco. Quindi è interessante, vi consiglio di visitare il sito perché oltretutto c'è una procedura che è fatta molto bene. Poi, negli ultimi suggerimenti, crittografia e test di vulnerabilità e i famosi penetration test, quindi sempre da fare. Qui si chiude la fase, diciamo, dedicata al ransomware. Chiaramente poi vi rinnovo l'invito a leggere la guida perché poi nel dettaglio si trovano tante cose interessanti. La seconda tipologia di attacchi sono fra i peggiori e sono quelli che riguardano l'esfiltrazione. Quindi qui, oltre ad una perdita, diciamo così, della disponibilità del dato, probabilmente ci sarà anche una violazione dell'integrità, perché se ci rubano il dato, vuol dire che quel dato dovrà servire a fare qualche cos'altro. E infatti, queste tipologie di attacchi, di virus, che cosa fanno? Sfruttano i nostri sistemi online. Sfruttano gli e-commerce, sfruttano il modulo di contatti fatti senza plugin adeguati, sfruttano tutte quelle applicazioni basate comunque sul web che sono installate sui nostri siti internet, utilizzando quelle classiche SQL injection, cioè che cosa vuol dire? Gettano nei siti dei virus che vanno a estrapolare delle informazioni come possono essere password, fotografie, documenti, eccetera, eccetera, e li usano per avere accessi su altri siti o per altre finalità. Anche qui gli esempi sono molto esaustivi. Per esempio, nel primo caso ci dice viene aggredita un'agenzia di collocamento. Viene gettato un codice, inserito un codice dannoso sul sito web e chiaramente tutti i dati che le persone in cerca di lavoro negli input, no? Nella maschera video andavano a inserire, venivano filtrate e reindirizzate chiaramente per altri scopi. Non solo, l'agenzia se ne accorge un mese dopo, quindi in 30 giorni di tempo vi lascio immaginare che cosa possa essere accaduto con i dati esfiltrati. Infatti, nella tabellina finale abbiamo il verde in tutte e tre le nostre tesserine. Documentiamo l'evento, chiaramente dobbiamo notificarlo al garante, dobbiamo comunicarlo agli interessati. Anche perché un'agenzia di collocamento, i dati che vengono inseriti, data la finalità di ricerca lavoro, sono dati, diciamo così, medio particolari. Quindi sicuramente l'attenzione si deve aumentare. L'esempio numero due è interessante perché abbiamo esfiltrazione di password, però qui il titolare è stato un pochino più accorto, probabilmente aveva un buon CED, un buon consulente informatico, perché che cosa ha fatto? Aveva installato un procedimento di hashing. Cosa vuol dire? È un sistema attraverso il quale se io voglio veramente proteggere il mio sito e ho fatto quella valutazione prognostica, consapevole di questi rischi, installo tutto un meccanismo per il quale l'utente si iscrive, mi inserisce la password e tutti i suoi dati. E poi io, con delle tecniche di hashing, vado a codificare quella password e in background ci sono tutta una serie di meccanismi che volta per volta modificano con una stringa di lettere quella password. Quindi qui, anche se c'è stata esfiltrazione, le password erano molto protette. Quindi c'era un algoritmo che ha vietato l'accesso vero e proprio a questa tipologia di dati. E infatti, avendo messo un filtro, diciamo così, all'ingresso, non c'è stata una vera e propria perdita di disponibilità del dato e neanche quindi una violazione di integrità. Sta di fatto che nella tabellina finale, infatti, la notifica garante qui non è necessaria, così come non è necessaria la comunicazione agli interessati. Terzo caso, molto diffuso, il famoso credential stuffing, cioè quando il virus ruba le password inserite in un sito per utilizzarle e accedere ad altri servizi. Oltretutto, molto diffusa perché sappiamo benissimo tutto quello che è collegato a questa tipologia di attacchi.
furti di identità, frodi, eccetera, eccetera. Vi ritrovate le vostre foto da altre parti per utilizzare altri servizi che voi non avevate praticamente mai richiesto. Qui abbiamo il caso di una banca che viene aggredita, gli utenti utilizzavano una password banale, la classica, faccio un esempio, Italia 2021 è una password banalissima che non andrebbe mai usato. Riescono a rubare 2000 account attivi e grazie, insomma, a una studiata procedura informatica si accorgono che non erano state svolte transazioni, quindi comunque il rischio era stato limitato, ma in ogni caso, trattandosi di dati comunque provenienti da utenti, creditori o comunque personale di banca, insomma, dati particolari, la notifica garante deve essere fatta, così come deve essere fatta poi la comunicazione. E anche qui segue la nostra lista di misure organizzative e tecniche da implementare, se non lo abbiamo fatto, per evitare questa particolare tipologia di attacchi. E anche qui, se ci fate caso e fate un controllo incrociato, sono praticamente le stesse. Crittografia, aggiornamento dei sistemi e poi ci dice utilizzate, se avete dei servizi online, comunque se avete un sito web, il sistema di autenticazione a due fattori. Per chi non lo sapesse, si sviluppa su una logica banalissima di tre chiavi di accesso: conoscenza, possesso e ignoranza. Conoscenza come primo input all'utente chiede una password ed è lui che la sceglie. Possesso, lo fornisco di un dispositivo tramite il quale puoi dargli la terza chiave, quindi banalmente molto spesso è un token, pensate alla banca, o è anche un messaggino che ci arriva sullo smartphone, quindi sul nostro smartphone autenticato. Terza caratteristica, l'inerenza, gli chiedo di svolgere un'azione, una chiamata vocale, una foto, un'immagine, l'inserimento di una stringa di dati, di numeri, eccetera, eccetera. Utilizzare questo metodo di autenticazione sicuramente filtra parecchio i rischi, anche perché verifico 3 volte l'identità dei soggetti, quindi sicuramente è molto utile. E poi ci dice, anche qui, firewall appropriati, aggiornati, efficaci, integrati, eccetera, eccetera. Le prossime, diciamo, categorie di rischi sono quelle un pochino più pericolose, perché non possiamo controllarle, o meglio, non possiamo prevederle fino in fondo. Le prime, il caso numero 4, ci dice fonti di rischio umano interno, quindi è quello che vi dicevo inizialmente, il caso, ad esempio, del dipendente infedele, dipendente che ci dà il preavviso, ci dà le dimissioni. Rimangono le classiche 2 settimane, 30 giorni di preavviso. In quell'occasione, che cosa fa? Ci ruba i dati di contatto dei clienti perché poi li userà per promuovere la sua attività. Durante la mia carriera mi è capitato di sentirne tantissimi di questi esempi. E qui la domanda sorge spontanea: bene, ma io a livello privacy, che cosa devo aver fatto per prevenire? Allora, qui è molto delicato rispondere. Sicuramente. Primo suggerimento utile potrebbe essere quello, dal momento che ho un dipendente in preavviso, mi attivo per limitare gli accessi a determinati servizi. Inizio quella procedura di climax per poi avviarlo alle dimissioni, a dismetterlo, no? Materialmente. Per cui anche qui, vedete, alla fine, nella tabellina, l'esempio riportava quello appunto di un dipendente infedele, il quale va via dall'azienda, dai preavviso, ma ruba i dati. Mi inserisco Qui la un attimo sì. perché quello che descrivi nella realtà privata, quindi del preavviso, ed è fisiologico appunto creare dei meccanismi che nell'arco di 30 giorni possono limitare l'accesso, nella pubblica amministrazione spesso è più patologico, cioè abbiamo dipendenti che conservano l'accesso alla propria email o addirittura alle banche dati dell'amministrazione ben dopo aver terminato il proprio servizio interno all'amministrazione, o si fanno interi backup di dati prima di lasciare l'amministrazione. Ecco, questo lo si risolve, diciamo, molto spesso non tanto con misure di blocco, perché comunque finché sei dipendente, finché hai accesso e lavori fino all'ultimo giorno, puoi accedere ai vari dati, ma con misure formative e informative sulle responsabilità
a cui può andare incontro. Quindi è importante poter dimostrare che ho formato e informato il dipendente sulle conseguenze per evitare di concorrere nella responsabilità qualora questo porti via i dati, magari anche in buona fede. Io ho sentito molti che mi mandavano domande, richieste, ma posso, visto che cambio servizio, ho vinto il concorso da un'altra parte, portarmi una copia dell'intera banca dati del comune? Ma certo che no, potrei portarti le tue comunicazioni personali, ma non il resto. Quindi attenzione per la pubblica amministrazione a questa prassi molto diffusa del volemose bene che può dar luogo a gravi fonti di responsabilità. Vai a te. Esatto, sono completamente d'accordo. Infatti, corso di formazione, facciamo firmare il classico foglio di presenza che può sembrare una banalità, ma attesta che in quel giorno la persona era presente, magari guardando delle slide, guardando un webinar, però obiettivamente ho sensibilizzato il dipendente per questa eventualità. Quindi è importantissimo documentare. E andando avanti, il caso numero 9 è la trasmissione, anche questa diffusissima, devo dire, può capitare, trasmissione accidentale di dati a una terza parte fidata. Quindi qui abbiamo la classica brava persona, qui nel caso di un agente, che riceve dei dati, si rende conto che obiettivamente non doveva ricevere, l'emittente sbagliato, però si attiva in buona fede, per eliminare i dati e quindi non usarli in maniera abusiva. Qui, chiaramente, con una serie di accorgimenti possiamo evitare di fare una notifica al garante. È chiaro che dobbiamo sincerarci che poi effettivamente non accada più. Quindi, se è capitato una volta, è un caso di disattenzione sporadico, oppure magari utilizziamo dei sistemi sbagliati di invio mail. Per esempio, disattiviamo la compilazione automatica quando mettiamo le mail degli indirizzi, perché lì capita facilmente che nel premere invio digito su una lettera e parte un indirizzo. E accorgimenti di questo Ecco, tipo. io aggiungo alcuni aspetti. Capita frequentemente anche nella pubblica amministrazione, mandi al collega omonimo che ha un indirizzo molto simile, a un ufficio sbagliato, che è stesso principio. Per cui se i dati trasmessi ovviamente sono limitati, sono un set minore di dati personali, o addirittura si riferiscono a una sola persona, è un conto. Ovviamente se ciò che sto inviando è un database, l'elenco completo degli iscritti all'anagrafe o un database, diciamo, degli iscritti con handicap ai servizi di asilo nido, ovviamente lì non basta dire ho sbagliato destinatario, lì vanno crittografati i dati in trasmissione perché devo evitare non solo il rischio accidentale dell'errore nella comunicazione, ma devo anche assicurarmi che dall'altra parte, lo dico soprattutto negli enti dove non si spedisce a una persona fisica, ma si spedisce a un ufficio, ad un protocollo dove il rischio che quel documento venga visto da persone che io ignoro chi sono è elevato, allora lì bisogna proteggere il dato e dare la password di accesso al file allegato soltanto al vero destinatario. Quindi trasmetto per PEC, per email, il database crittografato, telefono personalmente al cellulare della persona che lo deve visualizzare e che sarà il solo che potrà accedere al database. Il file lo potranno scaricare in tanti, ma solo lui potrà visualizzarlo. Questo nelle comunicazioni negli enti pubblici è molto frequente perché frequentemente scriviamo ad uffici e non a persone fisiche. Prego. Andando avanti abbiamo gli ultimi pochi casi, dispositivi smarriti o rubati e documenti su carta, anche questo molto frequente. E qui chiaramente le violazioni della sicurezza cosa comportano? Una perdita della disponibilità, perché lo smarrimento, soprattutto se non ho fatto un backup o una procedura di ripristino, mi porta poi alla permanente perdita del dato. Nel caso numero 10 abbiamo un asilo che utilizzava dei tablet con un'app contenente tutti i dati dei bambini che frequentavano l'asilo. Qui sono stati bravi, perché? Perché hanno innanzitutto protetto l'app con una password di accesso, quindi hanno messo un primo filtro. E poi hanno crittografato i dati. Quindi, pur avendo perso smarrito il tablet, diciamo che un ipotetico malintenzionato non entra in contatto perché i dati sono crittografati per rifiuto alla password di accesso. Quindi qui alla fine non sarà da svolgere né la notifica garante
nella comunicazione agli interessati. Ovviamente ne approfitto per dire che Certo. è preferibile, anche se espone ad altri rischi, lavorare in cloud su ambienti protetti, perché in caso di furto di dispositivi remoti, che può essere il tablet, facile da rubare, il cellulare, facile da rubare, ma anche i PC, e vi assicuro che lavorando negli enti non è infrequente trovarsi a furti di PC fissi o della hard disk di PC lasciati presso l'ufficio ma portati via. Se il dato era salvato sull'hard disk, ovviamente l'ho perso. Se lavoro in cloud o in un sistema condiviso di rete interna, ovviamente il dispositivo periferico è solo un canale di accesso e quindi lì devo proteggere la password di accesso e non il singolo dato. Così come attenzione all'uso delle chiavette. Utili, ma ovviamente espongono a questo tipo di rischio se non crittografate, perché ovviamente le posso perdere in casa o le ho messe in lavatrice e non escono dalla lavatrice e non so più dove trovarle. Prego. Esatto, e, oltretutto esistono sulle chiavette, è una cosa curiosa che mi è capitata di recente, esistono delle chiavette che hanno proprio l'impronta digitale per l'accesso, quindi noi le emettiamo, avendo il pollice direttamente pigiato sulla chiavetta, già stiamo dando la nostra password che è l'impronta digitale. Gli accorgimenti ci sono e non sono poi neanche sottoposti a costi esorbitanti, bisogna saperlo ovviamente. L'altro caso riguarda, caso estremo, file cartaceo rubato per di più contenente dati sensibili. In questo caso capirete bene che il risultato è banale, devo fare la notifica al garante, devo fare la comunicazione agli interessati, perché se oltretutto, come nel caso che ci porta ad esempio la linea guida, non avevo fatto un backup e i dati ce li avevo solo su carta, la disponibilità l'ho persa al 100%. E le misure organizzative qui sono praticamente sempre le stesse, vedete vi riporta la crittografia del dispositivo, le password, mi raccomando, non banali, ci sono tante guide su internet, però a logica una password fatta bene deve contenere anche dei simboli particolari, maiuscole, numeri e quant'altro, non segniamo sullo smartphone perché anche lì se è aggredibile al dispositivo recuperano anche le password. Utilizziamo l'autenticazione a più fattori, come vi dicevo prima, il backup, la formazione, vedete, viene continuamente richiamata perché è importante. L'ultimo esempio di casistica riguarda, diciamo così, gli errori commessi con la posta ordinaria. Allora, Quindi, prima di chiudere su questa casistica, io sulle password, appunto, alcuni consigli. Quindi ribadiamo, password lunghe con caratteri alfanumerici. Uno dei problemi ovviamente che abbiamo, perché SPID non decolla, perché non è attivabile su tutti i servizi privati, è che siamo pieni di password. E anche il rischio di utilizzare la stessa identica password in più ambienti ovviamente mi espone al rischio che catturata su un sito possa essere utilizzata su un altro. Quindi non usare le stesse password. Io in un'altra diretta vi dicevo qual è la mia, diciamo, prassi, che è quella di usare due tipi di password, almeno due tipi di password. Quella per i siti neutri, dove non si acquista, non metto dati personali particolari, la faccio, diciamo, sempre complessa, ma riuso sempre quella. Non è un problema se me la rubano, semmai accederanno al sito internet che mi informa sulle novità giuridiche e normative, niente di che. Ovviamente le password dispositivi o le password più serie le utilizzo in modo differenziato, le proteggo in modo differenziato. Ovviamente nel portafoglio poi ho gli appunti cartacei delle password per ricordarmeli. Con questa accortezza, non so se può essere utile o no, non la riscrivo in modo corretto. Quindi mi segno la password senza scrivere che è la password della banca. Ci metterò un qualcos'altro che richiama alla mia memoria la banca e ci aggiungo o ci tolgo uno o due caratteri, in modo tale che anche chi la prende a disposizione non conosce la password corretta. Quindi se utilizzate qualche stratagemma proprio stupido, banale, per evitare quindi di dovervi annotare e poi rischiare appunto di avere una perdita di password, è uno strumento utile. Ovviamente anche qui non posso non rappresentare l'esperienza che vivo nella pubblica amministrazione da oltre 20 anni, di password iniziale del nome, punto cognome, utilizzate per tutti gli ambienti di
del dominio dell'ente locale, non va bene, occorre personalizzarla, occorre proteggerla, caratteri speciali e quant'altro. Veniamo al cartaceo, perché ancora, insomma, esiste ancora il cartaceo. Prego, ultimi casi. Sì, in questo caso abbiamo due casi, l'invio di posta ordinaria, sbagliamo il destinatario, quindi inviamo qualcosa destinato a qualcun altro, a persone che non erano a corrente di nulla. In questo caso, anche qui errore umano, può capitare, lo possiamo prevenire magari con un pizzico di attenzione in più, con un po' di informazione e attivando poi soprattutto delle procedure a posteriori, quindi avvisando il destinatario, magari con delle mail si chiamano di follow-up, cioè che seguono la comunicazione principale nella quale si avvisa chiaramente dell'errore e si raccomanda di seguire tutta una serie di prassi. Ecco, Qualche ti segnalo questa problematica, sempre più frequente. Separati, persone separate che magari abitano nella stessa residenza, ente che trasmette una comunicazione mediante posta ordinaria o posta raccomandata che rischia di essere letta dalla controparte, oppure che mando all'indirizzo di formale residenza, ma dove l'ex marito o l'ex moglie non abita più. Quindi mettendo di fatto a conoscenza l'altra parte. Qui l'attenzione ovviamente qual è? Noi abbiamo un riferimento normativo che ci consente di notificare alla residenza, se non diversamente comunicata, dell'interessato. Quindi in primo luogo è cura dell'interessato quello di notificare un luogo di residenza diverso se lo ha cambiato. Ma state attenti qualora il soggetto vi abbia indicato un domicilio informatico. Perché se io comunico all'ente un domicilio informatico dove voglio ricevere le comunicazioni e invece l'ente trasmette le comunicazioni all'indirizzo di posta cartacea, domando a te, potrebbe esserci un data breach in questo caso? potrebbe esserci, assolutamente sì, assolutamente sì. E in ogni caso, tutte le volte in cui ho il dubbio, comunque sicuramente la notifica la devo fare. Cioè, qui è un pochino come per l'antiriciclaggio. La valutazione dei rischi più o meno ha lo stesso meccanismo. Se ho il sentore che un rischio si possa verificare, allora la comunicazione garante, il 99% delle ipotesi sicuramente va fatta. E proseguendo poi fanno altri esempi interessanti di dati mandati per errore via posta. Qui, a seconda del numero di interessati coinvolti e chiaramente della tipologia di dato contenuto, poi capisco se devo fare la notifica al garante o no. L'importante in queste tipologie di errori o di casistiche qual è? Attivarsi dopo e soprattutto in un'ottica di prevenzione seguire il famoso principio dei quattro occhi. Una cosa, una procedura, non la verifico solo io, ma faccio in modo che in quell'iter del procedimento, come un po' poi avviene negli enti pubblici, ci siano più persone che mi validano una procedura, un atto, una mail o qualsiasi altra cosa. In questo modo sicuramente la percentuale di rischio si riduce. Gli ultimi casi sono i casi, li chiama di ingegneria sociale, che è un termine curioso perché poi sono il classico furto di identità e l'esfiltrazione di email. Se notate, in tutti e due i casi ci attiviamo su tutte e tre le ipotesi, documentiamo, notifichiamo al garante e comunichiamo agli interessati. Questo perché chiaramente qui l'evento patologico si è già sviluppato, il furto di identità, se ci pensiamo un attimo, ha fatto sì che perdessimo la disponibilità del dato e che ci fossero violazioni anche di integrità, di riservatezza. Stessa cosa per quanto riguarda l'esfiltrazione di email. Quindi anche qui, se tutte le misure che ho messo in atto, ammesso in un concesso che abbia fatto, non sono servite, allora chiaramente dovrò fare delle procedure di audit per fare in modo di implementarle e attivarmi affinché il rischio sia sempre più ridotto, ovviamente. Certo, allora diciamo che siamo arrivati alla fine di questa analisi, quindi tiriamo un po' le somme. Primo messaggio, il rischio zero non esiste. Qualunque trattamento di dati comporta un rischio. Si può ridurre, si può intervenire ex post. Ovviamente se parliamo di data breach vuol dire che c'è stata una violazione, quindi stiamo intervenendo successivamente.
Il fatto di sentirsi in colpa non ci esonera da adempiere agli obblighi comunicativi al garante e agli interessati, anzi aumenta la responsabilità. Quindi meglio fare la notifica con dettaglio di informazioni perché le vediamo, ormai c'è già giurisprudenza del garante nei provvedimenti sanzionatori che ha adottato ormai in questi anni di applicazione del GDPR, ma anche precedentemente molti dei principi valevano anche nella vecchia normativa. Il garante è molto sensibile al comportamento tenuto dall'interessato. Questo come avvocato e come esperta del settore potrai testimoniarcelo. Il garante, diciamo, tiene molto conto dell'azione anche successiva, ovviamente oltre che preventiva. Quindi il primo messaggio è ovviamente organizzarsi per prevenire, ma anche se accade, non nascondere niente, fornire le informazioni, documentare, avvalersi a quel punto di esperti. Meglio prevenire, avvalersene prima. In ogni caso, se accade, tentare di non fare da solo anche nelle poche ore che si hanno a disposizione, perché il rischio di commettere degli errori, di fare dei passi falsi che possono essere anche pagare il ransomware e quindi alimentare nuove interventi da parte di soggetti malintenzionati, può essere elevato. E dall'altro, appunto, sia documentare sia avere i canali informativi nei confronti degli interessati, valutare quando è il caso, quando non è il caso e le modalità. Lascio a te la conclusione di questo momento, che non sarà ovviamente l'ultimo, vedo già molti complimenti e quindi l'indirizzo a te soprattutto. Vai, a te le conclusioni. La conclusione è quella che utilizzo poi spesso anch'io nella mia attività. Noi dobbiamo semplicemente immaginare di essere all'interno di una scatola di plexiglass. Il concetto della privacy è il medesimo. Non vuol dire oscurare e trincerarsi dietro barriere di inaccessibilità del dato. Assolutamente. Questo è importante soprattutto nelle realtà degli enti pubblici dove ci sono altri concetti come trasparenza e via dicendo. Però deve essere una scatola. Cioè dobbiamo proteggere il dato, far vedere che lo stiamo procedendo, proteggendo in maniera adeguata, ma non avere falle, non avere breach, appunto, non avere delle breach nel sistema. Solo in questo modo otteniamo due cose. La prima, aumentiamo la nostra reputability, perché aumenta un'amministrazione, un libero professionista che ha una buona privacy, sicuramente è un titolare che ha capito l'importanza del dato, inteso come l'intento della GDPR, e gli ha attribuito il corretto valore. Ma la seconda cosa qual è? Facciamo uno screening importante all'interno delle nostre realtà, perché diamo importanza a qualcosa che oggi più che mai è metaforicamente paragonabile al denaro. Bene, allora ringraziamo tutti i partecipanti. L'avvocato Giovanna Panucci la trovate sul forum Omnivis nella sezione GDPR, quindi qualunque quesito o domanda, dove trovate anche le slide, il materiale commentato da scaricare, il link a questa videoregistrazione. E a brevissimo faremo altre attività sia di formazione che di informazione su questi temi. Un saluto a tutti quanti, a presto. Grazie, grazie mille.